dopo scuola, elementari, medie e superiori, tutte le materie. Provaci, gratis per un mese. Preparazione esami universitari per tutte le facoltà. Promosso o rimborsato. Centro Studi CTP. Gavol è un'azienda affermata nella produzione di porte in legno. Prodotti di elevata qualità a costi altamente competitivi. La numerosa gamma di porte viene eseguita in varie soluzioni strutturali e in varie essenze di legno, rispettando misure standard o realizzandole su misura. Da oltre 40 anni è impegnata a produrre la migliore tradizione artigianale con la precisione delle nuovissime tecnologie. Ci troviamo in via Labriola 22, località Cittadella Casoria. Telefono 081 584 6222. Visita il nostro sito all'indirizzo www.portegavol.it. Gavol, la scelta migliore è acquistare direttamente dal produttore. Bentrovati amici sportivi, allora riposa il campionato di Serie A ovviamente, però durante la trasmissione parleremo in anticipo di Roma-Napoli perché ci sarà un crocevia sabato prossimo, sabato e domenica che forse cominceranno a determinare le sorti di questo campionato, ma noi approfittiamo di questa giornata di pausa per parlare anche di sport minori, quegli sport che spesso vogliono voce e qualcuno non la dà. Noi invece apriamo le telecamere sempre su chi fa sacrifici durante la settimana, la domenica, senza scopo di lucro, dove non circolano milioni di euro, circolano decine di euro e sono decine di euro che vengono dalla tasca di chi lo fa con passione. E noi questa sera... siccome noi siamo ospiti con la nostra emittente sul territorio di Marcianise, dedicheremo questa puntata allo sport di Marcianise, ma possiamo dire allo sport minore del casertano. E io parto con la presentazione dei miei ospiti e ho il piacere di presentare l'allenatore, il coach del volley Marcianise, Sergio Calabrese. Benvenuto, mister. Buonasera, grazie. Un altro allenatore e anche un collega, tra l'altro, al suo fianco, Tommaso Cutillo, allenatore di calcio a 5 Marcianise. A suo fianco il presidente dell'US Marcianise, Vincenzo Gallo. Chiedo scusa, presidente. Da quest'altra parte, l'assessore allo sport del comune di Marcianise, Angelo Musone. Benvenuto. Grazie.
una nostra vecchia conoscenza, scouting del Benevento, Stefano Imparato. Buonasera. L'organizzatore del torneo amatoriale ASI, Angelo Laurenza. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. E allora, io prima, siccome ci sono degli impegni, ovviamente è tardi, sono le 11:15, quello che volete, però il coach del volley Marcianise ha un impegno con i suoi atleti, deve forse controllare qualcosa dopo l'allenamento, quindi daremo parola a lui, si spiegherà perché inizia il campionato domenica, la settimana prossima, sì. E quindi ci lascerà un po' prima. Ci lascerà un po' prima. E allora, io parto proprio da te, mister. Allora, mancano sette giorni, la prima partita in casa, mi pare. Sì, sabato in casa. Col Cagliari. Contro Sant'Antioco, Cagliari. Con il Cagliari. Quali sono i progetti di questa volley Marcianise? È vero che fate un campionato importante, ma è pur vero che ci sono dei progetti. Sì, diciamo che ritorniamo nelle categorie nazionali dopo tanti anni, quindi Marcianise si riaffaccia a livello nazionale con la pallavolo. Questo già è un grande traguardo per la pallavolo casertana. Poi Marcianise ha voglia di emergere, quindi anche la società è cresciuta tantissimo nell'ultimo anno. La politica ci sta tanto, tanto vicino, ci hanno dato la possibilità di lavorare in una palestra. No, io la interrompo perché se vuole chiedere qualcosa di fronte all'assessore allo sport, voglio dire, chi meglio di lui può garantire alcune cose? L'assessore è il nostro primo tifoso, quindi... voglio dire, è tutto... Quindi tutto veramente fila liscio, sembra tutto perfetto. Adesso inizia il campionato, un campionato difficile, lo sappiamo, siamo una neopromossa. Però speriamo di dire la nostra, sicuramente ci metteremo il massimo impegno perché abbiamo strutturato una squadra comunque importante, abbiamo fatto tanti sacrifici con la società, ha fatto tanti sacrifici, quindi ci auguriamo di divertirci noi e di far divertire chi ci seguirà. Coach, dove giocate? Giochiamo alla Novelli, a Marcianise. Quindi la scuola, sì, la palestra è data in uso a voi. Sì, sì, sì. Io so che avete anche alle spalle della prima squadra un vivaio. Sì, abbiamo un bel settore giovanile composto da circa 100-150 iscritti. Lei manda un occhio ogni tanto ai piccolini, oltre che alla prima squadra. Ai piccolini li invito a venire a vedere sempre le gare della prima squadra. E poi siamo sempre attenti comunque sul settore giovanile, c'è un ottimo settore giovanile. Uno staff ottimo di allenatori che li segue, quindi si sta crescendo anche in questo. Oltre al settore giovanile, anche la società è cresciuta, tanti dirigenti si sono avvicinati, quindi sembra che il movimento pallavolistico a Marcianise sia ritornato ai livelli di una volta. Avete stranieri in squadra? No, non abbiamo. No, sa perché le faccio? No, sorrido, perché potrei averne qualcuno. Faccio questa domanda, perché... Qualche giorno fa c'è stata una polemica, dopo l'esclusione del volley in pari femminile, sì. A discapito, siamo stati eliminati dall'Olanda, mi pare. Sì, con gli europei. La federazione pare vuole evitare il tesseramento di pallavoliste straniere, perché dice che crea poi problemi quando affrontiamo a livello internazionale le partite. Lei che ne pensa? Non credo che sia questa la soluzione. La soluzione, a mio avviso, è lavorare bene nel settore giovanile con tecnici preparati. Diciamo che i migliori allenatori dovrebbero stare nel settore giovanile per permettere poi ai giovani di affacciarsi a livelli importanti con una giusta qualità, una giusta tecnica. Purtroppo avviene proprio il contrario, si dà meno importanza al settore giovanile più alla prima squadra. Poi è normale, vai a giocare a livelli nazionali e la paghi, purtroppo è così, la pagheremo sempre. Dove lo colloca il quintetto marcianisano? Facciamo una previsione di classifica. Sbilanciarsi ancora prima dell'inizio del campionato non è facile. Però io adesso stiamo iniziando anche insieme allo staff a guardare un po' tutte le altre squadre, la squadra che ci verranno a trovare, che ci dovremo ad affrontare. Obiettivi non ne possiamo dire in anticipo, però sicuramente abbiamo tanta voglia di andare più alto possibile. Però
bisogna lavorare, siamo da un mese e mezzo solo, 2 mesi in palestra, il campionato comincia sabato, saranno 8 mesi veramente duri. Poi c'è bisogno di tante componenti che ti permettono poi di fare un campionato di un buon livello. Siamo contenti perché abbiamo allestito una squadra competitiva, abbiamo tanti giocatori di un buon livello, un roster completamente rinnovato e quindi siamo sereni sotto questo punto di vista. Però l'obiettivo è quello di lavorare settimana per settimana. È banale da dire, però purtroppo è così. Coach, ma è azzardato dire che magari si può vincere il campionato, sottovoce lo diciamo. Non lo siamo superstiziosi, aspettiamo. Basta che siamo troppo superstiziosi, ma aspettiamo, ma non disegniamo l'idea di arrivare in vetta. Io vedo l'assessore più convinto. L'assessore vuole vincerle tutte. Ma infatti, non sono più convinto. No, ma l'assessore vuole vincerle tutte. Noi ci proveremo sicuramente. Però anche ai ragazzi trasferire l'idea di vincerle tutte è un bene, ma bisogna comunque volare bassi. Non trasmettere troppa pressione, certo, perché altrimenti poi ci ritroveremo con qualche problema. Noi sappiamo di essere un roster importante e competitivo. Adesso dobbiamo solo iniziare a giocare e a divertirci. Quante partite si devono disputare? Come funziona il campionato di volley? Campionato di 36 partite, andata e ritorno. La prima va direttamente in Serie A2 e le restanti due fanno i playoff con le altre squadre. La seconda e la terza? La seconda e la terza, sì. Con le altre squadre? Con gli altri gironi della Serie B nazionale. Quindi in effetti diciamo che se non è il primo posto, tra secondo e terzo si può anche sperare, no? Giustamente, come diceva giusto Sergio, aspettiamo di giocare. Ovviamente siamo convinti noi come amministrazione di fare bella figura e nella pallavolo, e nel calcio, e nel calcio a 5, di fare bene. Quindi però aspettiamo ovviamente i risultati che arrivino, perché non si può vendere la pelle dell'orso prima, certo, di averlo ammazzato. Quindi giustamente, come Sergio è cauto, anche noi, ovviamente speriamo nel grosso risultato, però ci andiamo con i piedi di piombo. Com'è il Cagliari come squadra? È un'ottima squadra, una squadra che l'anno scorso è arrivata tra le prime 4, nel campionato di un esame importante. Sì, un esame importantissimo, si è rinforzata, una squadra forte. Vabbè, un bel test, un bel banco di prova. Infatti ci auguriamo di ben figurare già la prima, speriamo in una palestra stracolma di infatti, gente. Infatti questo invitiamo, auguro, sì. Se sì, vuole quello sicuramente il pubblico non mancherà. Il problema sarà mettere tanta gente all'interno del Novelli, però in attesa che il progetto, c'è un biglietto gratuito? No, la società, ringrazio i due presidenti, sia Pasquale Siciliano che Squeglia, che sono due presidenti che lavorano all'unisono per portare avanti la pallavolo a Marcianise e onestamente stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, io voglio ricordare che noi durante la trasmissione ovviamente abbiamo la bolletta per il turno di Serie A di domenica prossima e sabato e domenica che ci viene offerta da Eurobet. Poi abbiamo la ricetta della cantina dello chef, è una ricetta fantastica. Noi poc'anzi, prima di arrivare qua, abbiamo terminato la cena, è stupenda, meravigliosamente tutto buono, perché lo chef di Gaetano ci ha stasera deliziato. E dopo voi cominciate a prendere carta e penna, perché dopo la copiate e poi a casa ci farete sapere se è un cibo, è una ricetta da gustare o meno. Noi l'abbiamo gustata, ora tocca a voi. Coach, un'ultima cosa, io non voglio fare diciamo lo spartiacque sportivo, però volley, calcio a 5, c'è una priorità, no? A Marcianise c'è una priorità, si soffre la sudditanza oppure si vuole essere prime donne nello sport, no? No, onestamente io dalla mia disciplina il pugilato ha portato a Marcianise cinque medaglie olimpiche, quindi però non c'è questa... Il mio amico e collega Cutino mi ha raccontato una cosa nei dettagli che dopo... Quindi noi come sport siamo alla pari, perché lo sport vale chi vince e chi è più bravo, quindi ovviamente siamo ben lieti di accettare altre realtà, oltre a quella pugilistica. La pallavolo ben venga, il calcio stanno facendo un ottimo lavoro, il calcio a 5 lo fanno già da qualche anno, quindi siamo orgogliosi, speriamo che qualcuno faccia la stessa cosa nel basket,
a livello giovanile ci siamo lo stesso come squadra, abbiamo avuto qualche risultato. C'è l'Atletica che sta cominciando a nascere, quindi io credo che nello sport in particolare non ci siano prime donne. Ovviamente speriamo che escano fuori dei talenti di livello. Sono chiamati sport. Io mi ricordo quando sporti minori. No, io non è un le complesso. Ultime pagine erano dedicate agli sport minori. Nonostante il pugilato non sia considerato uno sport di eccellenza qui in Italia, mentre negli Stati Uniti, in Russia, nell'ex Unione Sovietica, il pugilato è di altissimo, è uno dei primi sport. Io non ho mai avuto problemi di complessi di inferiorità per lo sport che ho fatto. Rifarei pugilato. Ma pugni, no, io rifarei pugilato tante volte, è una disciplina che amo, come immagino che Sergio ami la pallavolo, il presidente Stefano ami il calcio e tutti quanti amino la propria disciplina. Quindi ognuno deve fare la disciplina che sente di fare e la deve fare al meglio possibile, tutto qui. Certo, certo. No, noi tra l'altro, poi c'è Laurenza che siccome organizza un torneo amatoriale, pare che si giochi pure a Marcianise, sì, no? Sì, sì, sì. La finale l'anno scorso è stata su terra di lavoro. Quindi voglio dire, manca a farlo apposta, vi ho concentrato qua, sì. Perché effettivamente è bello parlare di questo. Sì, sì. Coach, allora, so che deve andare via. Sì. Però se ha ancora qualche minuto, sì, sì, sì. Io le voglio chiedere anche di Roma-Napoli. Noi dopo la giocheremo in anticipo, ovviamente, questa partita che per il Napoli non è fondamentale, però siccome c'è Roma-Napoli, c'è Juve-Lazio, poi c'è il derby Inter-Milan, e quindi queste squadre che sono quelle che ipoteticamente lotteranno per i vertici, e qualcosa dovrebbe pur succedere. Lo sta chiedendo al coach o al tifoso? A tutte e due, a tutte e due. Un poco di razionalità ci vuole. Allora, e poi c'è il cuore. Diciamo che dopo la sosta delle nazionali non si sa mai cosa aspettarsi. Quindi sia Roma che Napoli danno via tanti giocatori. Quindi adesso su questo punto di vista c'è un grosso punto interrogativo. Sicuramente un banco di prova difficilissimo per il Napoli, però forse se l'avessimo giocata in questa settimana avremmo avuto meno difficoltà. Poi invece, se parlo anche da tifoso, credo che il Napoli adesso non debba temere nessuno, ha la qualità per andare a giocare, per andare su tutti i campi e dettare il proprio gioco, quindi sono molto molto fiducioso, credo che possiamo dire bene la nostra anche lì. Speriamo bene. Io credo che non ci saranno ulteriori capovolgimenti sabato o prossimo. Sono ottimista, forse per natura. Abbiamo detto tutto. Però abbiamo detto tutto. Coach, se lei deve andare via, se vuole trattenersi ancora qualche minuto, quando vuole, io la ringrazio per essere stato qui. In bocca al lupo per la prima di campionato, sperando che lunedì prossimo noi possiamo già festeggiare la prima vittoria. Grazie. Del Volley di Marcianise. Allora, assessore, noi abbiamo qui un signore che si occupa di calcio minore, calcio giovanile, tra l'altro è anche osservatore principe del Benevento Calcio. Sì. Abbiamo Angelo Laurenza che, come ho detto prima, organizza questo torneo amatoriale, che è importante. Abbiamo il presidente dell'US Marcianise, no? Che dobbiamo anche ringraziare. Certamente. Io non sono marcianisano, ma ormai ci abito, ci vivo e quindi mi sento partecipe anche per questa iniziativa, perché sembrava il calcio scomparire a Marcianise, invece loro hanno ridato ancora la gioia di vedere una squadra che ha avuto dei passati anche importanti a livello professionistico. E abbiamo il nuovo mister che si affaccia con il calcio a 5, con un campionato di serie D. Le posso chiedere cosa può dire dal lato delle istituzioni a queste persone che fanno sacrifici per questi sport minori, come ho detto in precedenza, e cosa le istituzioni possono offrire loro per avvantaggiarli e per farli crescere ulteriormente? Intanto ringrazio tutti i presenti e ringrazio i presidenti delle associazioni sportive che operano sul territorio di qualsiasi disciplina sportiva, perché ovviamente portano il nome di Marcianise ad altissimi livelli, perché in alcuni casi sì, abbiamo iniziato adesso, come il calcio del presidente Gallo stiamo iniziando adesso, però diciamo in alcune altre realtà tipo la pallavolo, il pugilato, abbiamo riscontri nazionali e anche internazionali. Quindi Marcianise e l'amministrazione Velardi in
particolare è orgogliosissima di queste società che danno lustro a Marcianise. Ovviamente la cosa ci fa molto piacere. Ovviamente siamo vicini alle società per quanto può essere la logistica, l'impiantistica e queste cose qua. Ovviamente abbiamo pochi impianti per la verità e quindi se ci siamo, no, non è un dito nella piaga, perché è una cosa che suggerimento del sindaco già all'inizio del mio mandato, della mia nomina, mi sono reso conto che c'era un progetto di un palazzo dello sport fermo e quindi ho cercato di ripigliarlo. Siamo pronti per andare prossimamente nella costruzione dello stesso e quindi siamo pronti per costruire il palazzo. Da qui a qualche mese dovrebbe già farsi il bando gara per quanto riguarda la costruzione del palazzetto. Ovviamente anche il Procreditur è un campo bello, adatto per questa categoria. Ovviamente la nostra ambizione come amministrazione è che il calcio diventi poi qualcosa in più, come lo sta facendo la pallavolo, come dicevo prima, e quindi ovviamente lavoreremo anche su questo campo. E quindi sto attivandomi anche per una arena pugilistica solo per gli sport da combattimento, dato che Marcianise, come dicevo prima, abbiamo una tradizione enorme di pugilato, ma sicuramente anche nel judo e nella lotta potremmo dire la nostra, perché la nostra è una cultura portata alla lotta e al sacrificio, perché tutti i marcianitani sono poi, per questo si spiega sul territorio, 4 palestre di pugilato, tutte e 4 piene la sera, perché ogni palestra è frequentata come media sui 100 ragazzini, quindi c'è un prosieguo in questa disciplina in particolare che ci inorgoglisce. Quindi voglio dire, ci stiamo lavorando, ovviamente non mi va di dire cose che abbiamo già questo fatto, no, ci lavoriamo con la mia solita la sua cautela, cercherò di portare avanti i progetti che mi sono imposti, che ci siamo imposti come amministrazione, spero di riuscirci, ovviamente non ho la bacchetta magica, però ci sto provando. Allora, io 30 secondi voglio ricordare un giornalista che ha fatto rivivere il calcio al di là del rettangolo di gioco, e parlo di Aldo Biscardi, che è morto all'età di 87 anni, l'ideatore del primo talk show della televisione per il gioco del calcio. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo circa 20 anni fa a Roma, e tra l'altro era una persona al di là di quello che poi in televisione si vedeva, no? Di chi lo imitavano, per come lui accentuava questo suo accento molisano. Insomma, era un vero giornalista, e per molti è stato anche per me, forse anche un maestro, no? Da questo punto di vista. Noi lo salutiamo con grande affetto, con ammirazione, e ci mancherai, Aldo. Allora, Tommaso, ti prego, mi racconti la vicenda dell'assessore? Allora ascolta, no, siccome a lui hanno rubato un oro olimpico, hanno rubato un oro olimpico, lui ha massacrato di botte la finale olimpica, bisognava poi disputarla la finale. Io credo che c'erano tutti i presupposti, no? Per arrivare che l'arbitraggio non fu molto giusto. Sicuramente avrei fatto bella figura, però dire loro, insomma, è forse un pochettino da esagerato, perché avrei dovuto fare la finale, poi come per il fatto che dicevo prima, cioè se non scendo dal ring con loro non lo posso dire di aver conquistato loro, quindi sono una questione di realtà. Sì, però voglio dire una cosa, poi perché essere eliminati in quel modo. Sì, da quello che poi vinse loro, sì, è così, in semifinale è così, sì. C'è ancora rabbia? Sono quelle cose che non dovrebbero succedere nello sport, che gli arbitri scendano, nel caso specifico, e che i giudici, anche l'arbitro nel caso mio, scendano poi a compromesse che aiutino spudoratamente l'uomo di casa, o lo si vede anche negli sport minori, si vedono spesso e volentieri che gli arbitri favoreggiano, ma questo non vuol dire, questo è umano. Di dove era l'arbitro? L'arbitro era un tunisino, mentre i giudici... Lo possiamo rintracciare?
L'ho provato, però non riesco a trovarlo sui social. Ma per due pugni, sono contro ogni tipo di violenza e non credo che si debba ragionare usando le mani. Ovviamente abbiamo la mente e quindi possiamo far pagare tranquillamente, pagare o discutere di queste cose. La violenza non c'entra, non è del pugilato e vedo che non che se ne dica del pugilato, che se ne dica. Allora, noi abbiamo 2 minuti di pubblicità e poi ancora qui a parlare di questi sport meravigliosi. Fiditalia di San Nicola la Strada e Aversa e l'agenzia Bell'Aiuto. Con una pluriennale esperienza offre soluzioni di finanziamento per le famiglie. Vieni a scoprire Fidiamo, il prestito personale con la rata adatta alle tue esigenze. Quinto C'è, il prestito dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Prendi appuntamento per il finanziamento più adatto alle tue esigenze. La consulenza è gratuita. Contattaci o vieni a trovarci. Rieccoci tornati. Ovviamente ci ha lasciato il coach del volley e noi andiamo da Gallo. Presidente, perché l'idea di riprendere il calcio a Marcianise dopo che si era rischiato la scomparsa? Perché 2 anni senza calcio a Marcianise erano troppi, quindi grazie all'amministrazione siamo riusciti a chiudere, ecco, appunto questa situazione del calcio. Abbiamo aperto questo discorso e ormai sono quasi 2 mesi, siamo una società molto molto giovane, in realtà ancora non abbiamo compiuto 2 mesi, quindi devo dire che nonostante tutto siete neonati, ma siete grandi in campo, mi pare. Diciamo che i risultati per il momento ci danno ragione, ovviamente non è troppo presto, però i risultati per il momento ci danno ragione. Soddisfatto di Nando Di Benedetto, l'allenatore, anche lui indigeno, no? Marcianisano, quindi è tutto fatto in casa. Tutto fatto in casa. E il mister lo conosciamo da tempo, lo conoscono tutti a Marcianise, e sì, contentissimi, pienamente. E come persona, come allenatore, e come persona umana, quindi non si discute. Quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è quello di scalare la classifica il più possibile, quindi non ci poniamo dei limiti, però non,
dobbiamo volare bassi e cercare di... Io ho saputo che è puntata a vincere il campionato. Ora... Non so chi l'ha detto. Però... Non si dice. Marcianise sicuramente merita categorie differenti, però... Ma voi siete pronti per un salto di categoria? Forse per il momento no, perché come ho detto prima siamo giovani, però ci faremo cogliere sicuramente preparati, o meglio non ci faremo cogliere impreparati qualora ci fosse la possibilità. E possiamo dire che fra qualche anno la società è strutturata per poter affrontare, dico tra qualche anno, non so quanti, il campionato professionistico? Forse è troppo presto, sicuramente... L'obiettivo è quello di fare bene, di dare alla città il calcio che merita, però con i tempi giusti, step by step. Un passo alla volta. Sì. Invece a Tommaso Cutillo, che lui parte ovviamente con una nuova esperienza personale dopo aver giocato nel calcio a 5, oggi siede in panchina, è tutto diverso ovviamente, no? Dal giocare ci sono molte responsabilità. Tu credo che hai responsabilità morali, no? Personali, nel senso che vuoi crescere come allenatore, ma è anche una responsabilità logistica, perché guidi una squadra Serie D, calcio a 5, che non vuole fare brutte figure. No, assolutamente, anzi, vogliamo migliorarci rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo fallito i playoff per una serie di sfortunati eventi, e speriamo di non fallirli quest'anno. Le prerogative giuste ci sono, la società è seria, sta facendo i sacrifici, i ragazzi hanno voglia di migliorarsi, quindi speriamo bene. Stefano Imparato, invece a te devo chiedere per forza di cose del Benevento. Che... Benevento che può essere collegato poi anche a Marcianise. Certo che può essere collegato a Marcianise. Perché ci sono... Ci arriverò, sì. Ci arriverò, perché... È strano dirlo, però è scontato. Questo abbinamento, questo tuo legame a Benevento, significa che dalla scuola calcio che tu hai sempre rappresentato c'è una priorità assoluta del Benevento a prelevare ragazzi importanti, giocatori in erba, che sì, potrebbe avere un futuro. C'è l'esclusiva del Benevento. C'è la priorità, come c'è l'Academy Benevento a Marcianise. Cioè la TDL Marcianise è una delle accademie che ci sono nella regione Campania. Lo dimostra anche il fatto che i marcianisani sono stati presi quest'anno pure. Quindi due ragazzi, un ragazzo del 2004 e un ragazzo del 2005, già fanno parte delle squadre del Benevento. Quindi l'occhio del Benevento sul Casertano, dove io sono il loro referente, c'è, soprattutto a Marcianise. Che Marcianise comunque è considerata subito dopo il pugilato come talenti, che c'è qui l'assessore del sport, anche con il calcio, perché ci sono ragazzi marcianisani che giocano anche qualcuno in Serie B, quindi ecco la tradizione anche nel calcio sta prendendo la sua strada. C'è il Ciano che gioca a Benevento, no? A Frosinone. Tra l'altro mi ha fatto perdere la bolletta ieri sera perché hanno perso a Novara. Non apriamo questa ferita. Laurenza, tu invece che fai? Organizzi questo torneo? Io lo ritengo importante, amatore. Io ho giocato in qualche torneo, no? Con i vecchi allenatori, eccetera. E c'è un'età, no? Ma almeno per quanto mi riguarda, io credo che le tue squadre sono anche più giovani. Sì, abbiamo fino all'anno scorso avevamo un'età unica dai 18 ai 50-55 anni, diciamo, più o meno questa è l'età. Però sai mettere un 18enne, un 50enne, E quindi ce ne vuole. Quest'anno abbiamo fatto una scelta di dividere in due gironi. Mm. Un girone dove ci sono i più giovani e un girone dove ci sono quelli là un po' più... I maturi. Quelli che scendono in campo proprio per con lo spirito amatoriale, con lo spirito di divertirsi e passare il sabato con gli amici e dopo la partita prendere una birra. Quante partite si giocheranno? Perché partirà tra una settimana, sì, la Coppa. Noi abbiamo un RVM e dopo vedremo. Sì. Quante partite si disputeranno? All'incirca 35 partite in una stagione. Tra vari campi del Casertano? Sì, sì. Partiamo da Santa Maria a Vico fino a Capua,
e diciamo, siamo presenti quasi tutta la provincia di Caserta. È impegnativo. 22 squadre, è una bella torneo. Se non è l'allenatore potevi prendere tesserare tu Cudino, perché mi dicono che sia un ottimo giocatore di calcetto. Non so se calcia 11. No, prima di calcio. Prima di calcio. Cioè. Abbiamo avuto il piacere di giocare insieme io e Stefano. Qualche anno fa. Prima di calcio a 11. Poi ma calcio posso essere tesserati? Ma voi potreste essere tesserati. Se tu allenatore, tu osservatore, non lo so. Potreste tesserati per giocare. Per giocare il torneo amatoriale. Sì, ma assolutamente sì. Sì. Vabbè, faremo un'eccezione alla regola, eventualmente ci sono qualche limite. La cosa nasce cosa, Laurenza, un'eccezione alla regola. Allora, guardiamoci in questo RVM del torneo di questa associazione ASI e poi torniamo in studio. Intenso sabato di amichevoli in attesa della Coppa ASI Calcio per le squadre del campionato ASI Campania Felix, organizzato dal settore calcio provinciale ASI di Caserta, diretto da Angelo Laurenza. Sono stati ben 7 gli incontri che si sono svolti questo fine settimana sui campi della provincia, che hanno messo in gioco 12 delle 21 squadre partecipanti insieme a 2 società del campionato di terza categoria. Questi i risultati: Real Mandrill Victoria Casairta 2-1, Macerata Academy Mimmo Natale 4-0, Sporting Marcianise Audace San Marco 3-2, Descoma San Prisco Gaetano Addio 7-2, Moving Art Academy Real Caivano 7-1, San Francesco Dreaming Soccer Nuova San Fericiana 1-0, Talamonti Soccer Centurano 4-1. E proprio di quest'ultimo incontro abbiamo avuto alle nostre telecamere i protagonisti. Allora, è stato un buon test di allenamento giù per fare rodaggio, già che la prossima settimana si incomincia a giocare per i 3 punti e quindi la competizione diventa più seria. Una buona squadra abbiamo affrontato, il punteggio un po' largo, però voglio dire un po' il caldo, un po' perché manca ancora un po' di fiato, un po' di forza nelle gambe, quindi si è visto un attimino un divario, forse noi con qualche ragazzo con qualche anno in meno si è visto un po' di differenza, però in ogni caso questa era, come ripeto, per fare rodaggio, perché la prossima settimana, sabato, noi iniziamo con la Coppa Italia e l'anno scorso l'abbiamo vinta e cerchiamo di ripeterci anche quest'anno. Ma diciamo che noi siamo ancora un po' indietro, perché diciamo parecchi di noi ancora non hanno idea di come si giochi il calcio a 11, però diciamo ce la stiamo mettendo tutta per arrivare alla prima ufficiale in forma, diciamo così. Allora, intanto ci ha raggiunti il nostro amato chef di Gaetano. Io ho la sedia vuota perché è andato via il coach. Allora, se lo chef viene e si accomoda qui e mi portano un microfono, gli amici tecnici, già microfonato, benissimo, accomodati qui, perché dopo parliamo di questa ricetta, ciao, che ci ha deliziato nel tuo ristorante, la cantina dello chef. Allora, Tommaso Cutillo, tu inizi l'attività agonistica sabato o domenica? Sì, sabato. Prossimi. Sabato, e la Coppa? Sabato dovrebbe iniziare la Coppa, il campionato dovrebbe iniziare la metà di novembre. Non sappiamo ancora chi è l'avversario, però... Di Coppa? Sì, di Coppa, però siamo pronti. Siamo voi pronti. Dove giocate invece? Noi giochiamo al Palamoro, all'Aldo Moro. Un'altra struttura comunale? Palanoia, sì. Palanoia, che sta annesso al complesso scolastico Palamoro. Quindi... E ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci è vicina. Ci sono tanti consensi, è la prima volta che mi capita che... Dopo tanti anni, finalmente, l'amministrazione comunale... Non sono io, il sindaco che ha voluto che... È un grande sportivo, no? Antonello Velardi, all'inizio di quanto mi ha nominato... Tra l'altro è un maestro di giornalismo. Esattamente. Che noi conosciamo benissimo. Anche ha scritto anche di sport, tanto di sport. Quindi... abbiamo fatto una chiacchierata e quindi ho detto: guarda, diamo possibilità a tutte le società di fare sport, perché lo sport è una cosa giusta e bella da parte dei ragazzi. Infatti tutti gli atleti poi vengono visti da ragazzini e possono emulare poi i grandi campioni o chi gioca e chi si comporta bene nello sport, quindi è un modo per emulare i ragazzi. Ovviamente come amministrazione Velardi ambizioni importanti e quindi speriamo di riuscire a fare belle cose, quindi l'amministrazione è vicina a tutte le società come dicevo prima e quindi speriamo che le società, che ringraziamo tantissimo, ci portino dei buoni risultati. Ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, di guardarci la bolletta che Eurobet ci offre ogni settimana.
così anche per vedere le vostre opinioni sui pronostici che riguardano le partite di domenica. Allora, se sono pronti dalla regia, così la guardate anche voi da casa, con la speranza di vincere e magari di gioire insieme a noi. Allora, io intanto cerco di leggervela mentre voi ve la copiate. Già è giocata questa? Sì, la giocano per noi, però tutti la possono giocare e copiare. Allora, hanno giocato per noi l'agenzia Eurobet di Marcianise con Anti Mozzarillo, che salutiamo, Roma-Napoli segno 2, Bologna-Spal segno 1, Juventus-Lazio segno 1, Fiorentina-Udinese segno 1, Inter-Milan segno 1, Sampdoria-Atalanta 1x. Con una giocata da 5 euro se ne possono vincere 204 euro. Allora, siete d'accordo su questi pronostici? Chi vuole obiettare? Io non sono d'accordo su Inter-Milan, cioè non lo so, io vedo più un X lì, non vedo una vittoria schiattata di uno dell'altro. Vedo il nostro Antonio Madonna, Antonio che è diventato non me ne voglio Antonio, però così, io vedrei più un X. Un X, sì. L'unica partita che... È forse Bologna-Spal, anche in quel caso, non lo so, vedrei bene anche lì un X. Certo, mi sta venendo il dubbio. Sei un esperto di pugilato, di calcio. Un pochettino. Mi trovi pienamente d'accordo. No, io addirittura Inter Milan, addirittura sono propenso per i due. No. Sai, però sai... Chef, devi preparare il lontano qualcosa per Antonio, qualche camomilla, perché pare che le cose... Ma solitamente i tempi della Madonnina finiscono sempre in parità. Sì. In linea generale. Gli ultimi, sì, gli ultimi in è bene. In linea bene. Generale. Anche al 97esimo, no? È stato raggiunto un pareggio l'ultima volta. Angelo, per te invece... Io sono scaramantico, il Napoli non lo giocherei sicuramente. E poi per il resto Inter Milan ci sarebbe bene un buon X secondo me. Per... E questa è la variante. Sì, la variante, sì. Tommaso Cutillo. No, più o meno sono d'accordo con chi ha giocato la bolla. A parte il Napoli, che anche io sono scaramantico, quindi preferisco non pronunciarmi. Inter Milan, il derby... quasi sempre finisce con la squadra meno favorita che la spunta, però in questo caso credo che il Milan sia sfavorito. Per il resto sono d'accordo. Presidente Gallo? Io sono d'accordo con l'assessore, il mio dubbio cade su Inter-Milan perché nelle ultime uscite l'Inter non ha meritato quello che ha raccolto, quindi il Milan potrebbe prendere qualche punto. Un po' meno su Bologna-Spal, forse il Bologna riuscirebbe tranquillamente a portare a casa i tre punti. Per il Napoli sono ottimista invece. Sì. E mi dispiace per Antonio Madonna, si è accasciato sul divano, poverino. Chef, tu che tra un piatto e l'altro giocheresti questa bolletta? Inter Milan, cambierò pure io. Tu. E poi il Napoli si sa, ti fa delle sorprese. Il Napoli è come una vongola quando non la guardi bene. E noi le due vongole le abbiamo guardate bene, ci torneremo a guardarle bene. Meglio parlare però, di piatti che di ricette, che di calcio. Dopo ovviamente la tua ricetta. Siccome siamo scaramantici, diciamo che va bene il 2. Volevo precisare una cosa. È vero, il sindaco Perazzi faceva... Però penso che allo sport hanno messo pure la persona giusta. Certo, ci mancherebbe. Perché se stiamo vedendo dei risultati è perché... E anche perché... Da Marcenesano io parlo. Anche perché. Non lo so, sia Angelo, Tommaso... Guai a chi ne parla male. No, ma guarda, io sono... No, penso che a volte le cose... Uno deve tenere la buona volontà. Come a me in cucina. Io sì, ce l'ho brigati di... Però se non metti le persone giuste, sì, il lavoro non va. Ma mi trovi d'accordo. Sì, e perché, penso tutto perché, io, conoscendo poco la politica, però sono sempre stato straconvinto che chi deve fare politica, chi deve amministrare la città, deve essere tecnico del settore. Grazie. Non persone avventate che non... Lo vedo presente, che lo seguo in tutte le cose. Cioè, Giuseppe, lascia una famiglia, stai sempre presente con... Questa è la caratteristica di tutta l'amministrazione, vera. Esatto, però dico, lui proprio con lo sport... Penso che quando metti le persone giuste a fare quello che devono fare, le cose vengono fatte. Sì. Con più ci proviamo a fare bene. Allora,
Vogliamo parlare di questa ricetta? È una ricetta che è nata fra... Perché si chiama... Dove sta? La Don Gennaro. Ettore, eccola qua. Perché si chiama Don Gennaro? Allora, la Don Gennaro è stata creata da me e da Gennaro, che è un ex chef come me, però lui adesso sta nella produzione. Allora, lui ha aperto la prima polperia a Napoli, poi l'ha chiusa, adesso che è diventato molto più grande. Allora lui è amante del polipo. Venuto l'altro giorno da me, Gaetano mi chiamava, Antonio mi chiamava per dire mandami la ricetta. Qua ci stanno i frierilli, che diciamo a Marcenisi siamo la città dei frierilli. Siamo la città dei frierilli. E mi dice, perché non facciamo un piatto con frierilli e polipo? E l'abbiamo fatto. Ma mamma, come li chiamava questo piatto? Perché ogni piatto deve essere, no? Don Gennaro, va, lo dedichiamo a lui direttamente. Allora abbiamo fatto questo Don Gennaro che, come siete, è il polipo, friarielli, pomodorini e alla fine il pecorino romano. Allora, come funziona? Ottimo. Sì, allora il procedimento è semplice. Allora 300 grammi di, allora, 300 grammi di polipo sbollentati cotto normali. Poi teniamo 300 grammi di frigidelli che li stufiamo e poi dopo ce li andiamo a lavorare con l'aglio e l'olio in padella, il pomodorino e poi alla fine, quando li andate a servire, 400 grammi di casericcia, ci mettete 100 grammi di pecorino romano. È un piatto eccezionale, un gusto di sapore molto molto particolare, il polipo con i frigidelli. È da provare, ragazzi, è da provare. Io vi anche il datterino che rosso penso magnifico. Che faccia la sua parte. Il datterino rosso fa la sua parte proprio... Per sposarlo, perché viene tipo, andiamo a incrociare questi piatti, sono andati a pensare di fare il polipo alla luciana, sì. Il friggitello come abbinarlo e ottimo, tutto. Ottimo. E voglio ricordare che siamo entrati, prima eravamo andati nei primi 100 ristoranti del mondo con Maccherone Dodò, adesso siamo nei 50 e andremo a discutere la gara nei 30 all'Università di Gusto di Perugia. Chef, possiamo dire che una piccola parte di merito ce la siamo... Sì, anche sì, noi sì, abbiamo sì, messo questo, qualcosa questo, sì, questo, in sì. Questo. Però, per ma siamo fieri e orgogliosi, siamo fieri e orgogliosi. Sono fiero perché porto il mio paese e lo porto dappertutto. Lo porto dappertutto e non per niente. A marzo inizieremo a girare il mondo, saremo in Svizzera, in Portogallo. Adesso io vado anche per l'Austria. In America pure ci sarà una manifestazione a giugno e saremo presenti. E a me il fatto di portare la cantina di Natuccio in giro per il mondo è un onore, perché l'assessore lo può dire, sono più di 300 anni che esiste questa cantina, 120 solo che l'ha fatta la famiglia Colella, e io pertanto potevo aprire il ristorante dove volevo, in qualsiasi zona, però ho insistito, ho rimesso a posto la cantina, l'ho fatta un po' più moderna, proprio perché i piatti nostri devono andare avanti. È carino il ristorante, anche abbastanza elegante, e si mangia meravigliosamente bene, non perché ci siamo noi, ma è la verità, è la verità. L'unico certo. Difetto ce l'ho con lui. Qualche vizietto, vabbè, ma tu ormai mi conosci, e quindi sono tranquillo. Io ti ringrazio, chef. Io ti ringrazio vi tantissimo. Devi scappare. Mi dai il microfono, in bocca al lupo, come sempre. Ciao. Allora, Presidente Gallo, allora, domenica non ci giocate? Domenico sabato? Domenica mattina dovremmo giocare fuori casa, a casa Giove. Oggi in classifica siete? Siamo secondi, un punto dalle due prime, che sono l'Albanova e la Rinascita Vico. Diciamo che stanno rispettando la tabella di quella marcia. Quella di domenica che pericolosità, che margine di rischio? Chi lo può dire? Essere. Ogni partita ha una storia a sé. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché ogni partita ha un ostacolo che può farti cadere e perdere punti, ecco come è stato sabato scorso, dove siamo inceppati nella prima sconfitta, una brutta sconfitta. Ci può pure stare una sconfitta, perché poi ci si rialza. Abbiamo subito reagito, siamo stati bravi a reagire e abbiamo portato i tre punti sabato, fortunatamente 2-0 in casa. Io ho preso un po' il posto del coach che stava qui, così mi metto seduto a fianco di Codillo. Ma sei emozionato per il debutto in panchina? Beh, un po' sì, dai, perché
È una nuova esperienza dopo tanti anni di gioco. Sedersi dall'altro lato non è. Ma lo sai che l'assessore, non è stato semplice. L'assessore Mosone ha detto che chi fa errori nello sport a Marcianise, lui non è che li contesta, li prende a pugni, me l'ha detto in privato, stai attenti, stai attenti, assolutamente no, non vorrei mettere, è per la pace, io voglio di solo gioire, le altre cose non mi interessano. Tra l'altro è un nostro tifoso, viene spesso a seguirci, certo. Segue tutto, segue il volley, sì, sì. Segue il Marcianise, segue il calcio a 5, il torneo amatoriale. Insomma, vive di sport e noi siamo felici e orgogliosi. Io... Mia moglie mi contesta che non sto a casa, quindi va bene. Ma questo capita in tutte le famiglie. L'assessore dello sport è un vero sportivo. È un vero, sportivo. È vero. Onore a lei, assessore. Grazie. Onore a chi, allora, mi ha scelto, a chi mi ha scelto che ha creduto in me. A Belardi? Ma lui andava sul sicuro. Quindi, molto apposta. Per carità. Allora, vogliamo parlare... Volete aggiungere qualcosa sui vostri... Volevo solo dire che, diciamo, stiamo parlando delle eccellenze marcianisane, diciamo, fuori dal contesto territoriale. Noi l'anno scorso con l'ASI abbiamo fatto le finali nazionali a Montecatini e la squadra di Marcianise, l'Atletico Marcianise, che ha vinto il campionato provinciale dello scorso anno, ha partecipato alle finali e ha addirittura vinto la competizione nazionale ed è stato veramente una bella emozione. I ragazzi sono tornati tutti carichi e con la voglia di ritornare e di riportare il nome di Marcianise sempre più in alto all'interno delle competizioni ASI. Bene, una cosa che voglio dire è che riguarda la nostra Monica Pignataro. Voi sapete che è la nostra compagna, la mia compagna di viaggio in questa bellissima trasmissione sportiva. Ricordo Miss Mamma 2013, una cantante eccezionale. Non è qui con noi perché sta registrando un programma su un network internazionale, come spesso capita, ma la rivedremo lunedì prossimo di nuovo qui accanto a noi. Quindi in bocca al lupo a Monica Pignataro. Allora, dicevo, vogliamo parlare di questo Roma-Napoli? La vogliamo giocare questa partita in anticipo, no? Che domande. Assessore, ci aspettano al barco. Ma che domande, vince il Napoli, no? Oddio. Io sono convinto. Sono convinto pure io. Però si aspettano al barco, stanno aspettando il Napoli. Ma questo è poi lo sport, voglio dire. Cioè, noi ovviamente speriamo che il Napoli ci faccia gioire, ma la sconfitta non è mica da, voglio dire, ci sta, è lo sport, è l'essenza dello sport, la vittoria come la sconfitta, quindi ovviamente noi speriamo che il Napoli ci faccia gioire alla grande, però con i debiti scongiuri possiamo dire che forse può vincere anche l'altra squadra, forse. Forse, questo forse mi piace. Questo sono... Io sono di parte. Quindi... Se no, ma io per carità... Però io sono di parte. Non me ne voglio Antonio, però io sono di parte. Io voglio ricordare che fino a qualche anno fa, pur essendo napoletano, il Napoli nel cuore, ero sempre molto molto obiettivo. Da qualche anno, e con l'arrivo di Sarri, no? Questo allenatore che quando è arrivato anche qui con noi, i miei colleghi di viaggio avevano perplessità, dopo Benitez si parlava sempre, tu ricorderai, con noi si parlava che il Napoli aveva fatto due passi indietro prendendo Sarri, invece poi si è rivelato un allenatore che tanto di cappello, voglio dire, ormai ai vertici del calcio europeo, tutti ne parlano bene, tant'è vero che si sta già ipotizzando e si sta parlando del suo rinnovo con questa clausola particolare che dopo tu mi spiegherai, Tommaso, come funziona, perché pare che abbia un limite di tempo, no? Questa clausola di 8 milioni, però da una parte lui dice che De Laurentiis lui deve tutto a De Laurentiis, che gli ha dato la possibilità di allenare il Napoli e di arrivare a certi livelli, però dall'altra dice che lui vuole arricchirsi, vuole dare quel benessere alla famiglia che ha tolto per decenni. Sbaglia o fa bene Sarri? No, Sarri considera che Montella, io per carità, io con questo allenatore ho un'avversione, perché credo che forse neanche alla TDL di Marcianise, alla scuola calcio andrebbe così bene, percepisce 4 milioni e mezzo all'anno.
Vincenzo Montella. Vabbè, noi Mazzarri lo pagavamo 5 milioni all'anno. Ma Mazzarri con quella squadra, noi, è un allenatore che aveva pochi schemi, poca tattica, eccetera. Però con quella squadra, con Cavani che faceva di tutto e di più, con Lavezzi che nella sua anarchia calcistica riusciva a dare entusiasmo, ha portato il Napoli in Champions League. Sì. Montella rischia di portarla a giocare da Angelo Laurenza a Milan, voglio dire, non voglio esagerare, però. Stiamo attento, però. Siamo lì. Vedi, addirittura. Addirittura. Allora, Tommaso, dice bene Sarri, ha ragione. Io credo di sì, credo che Sarri debba guadagnare quello che merita per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Rinnoverà secondo credo te? Credo proprio di sì. Rinnoverà. Non andrà via da Napoli. No, assolutamente no. Invece su Roma-Napoli. Roma-Napoli è una partita difficilissima per il Napoli, perché la Roma, come il Napoli, ha una squadra di vertice, quindi ci darà filo da torcere. Se il Napoli gioca come sa, senza nessun timore, credo non ci saranno problemi. Si potrà portare a casa. Quindi se il Napoli gioca da Napoli, sì. Portiamo via il risultato dall'Olimpico. Sì. Stai contento che Mertens è stato inserito nella lista per il pallone d'oro? Altro che. Ma è possibile che possa arrivare alla vittoria? Non credo, siamo a quei livelli, però è gratificante lo stesso. No, ma perché anche lì ci sono le famose chiesette private, no? Assolutamente. Come è successo sì, al nostro sì. Assessore nel pugilato, anche lì ci sono sì. Quelli che macchinano dietro le quinte. Gli sponsor che lo fanno da padrone. L'economia conta molto nel calcio, quindi loro portano... Sono sponsor che la fanno da padrone. Sono soldi che girano, quelli là che in questi ultimi anni si stanno dividendo il pallone d'oro. Sì. Quindi basta che camminano per strada e altrimenti portano soldi. Qualche pallone d'oro sarebbe sfuggito ai vari Ronaldo e Messi, no? Qualcuno a Iniesta, qualcuno a Buffon, sì. Magari. Sì, ma Iniesta, infatti io... Come i giocatori l'avrebbero vinto in un'altra epoca. Siamo in un labirinto con loro due ormai, quindi... Di lì non si è. Diciamo che se lo dividono un anno la Nike, un anno l'Adidas, un anno la Nike, un anno l'Adidas... Dove deve giocare il Napoli la partita domenica? No, non dico all'Olimpico, lo sappiamo che gioca all'Olimpico. Dico, nel solito gioco d'attacco, deve fare attenzione a qualche giocatore in particolare della Roma, insomma... Il Napoli deve fare il suo gioco. Cosa ti preoccupa a prescindere dal al di là del Napoli? La preoccupazione è che comunque la Roma ha un attacco importante e anche loro stanno giocando bene, creano tante palle gol e il Napoli deve stare attento su questo aspetto. Poi per il resto se il Napoli gioca come dicevamo prima non deve temere nessuno, assolutamente. Presidente Gallo, per te invece cosa Roma-Napoli cosa nasconde, cosa ti preoccupa o cosa non ti preoccupa affatto la partita per quanto riguarda la vittoria del Napoli? Ma io sono abbastanza fiducioso perché onestamente mi dispiace ovviamente che c'è stata questa sosta nazionale perché se l'affrontavamo nella settimana questa che è appena passata forse non dico che c'era poca possibilità per la Roma, ma io onestamente ho avuto la possibilità di poterla vedere da vicino il Napoli col Feyenoord e con il Cagliari, sono stato allo stadio tutte e due le volte e ho visto un Napoli che giocava veramente con una tranquillità e le squadre invece avevano un atteggiamento di resa quasi, dopo il primo gol ho visto il Cagliari buttato giù a terra così fermo sulle gambe quasi per dire basta, fermiamoci qua, non prendiamone tante, ci sta bene così, uguale il Feyenoord, era lo stesso modo, quindi magari se avessimo giocato questa partita adesso c'era più consapevolezza anche dal punto di vista atletico. Ora invece dopo le nazionali potrebbe esserci qualche trappola fisica, non ci dimentichiamo che attraverseremo un miniciclo Roma, Manchester e Inter, quindi secondo me uscire anche imbattuti da Roma non sarebbe una cosa da poco, perché poi anche un pareggio potrebbe andare bene, anche se il Napoli con i pareggi ha poca affinità. Infatti sì. Tommaso, tu andrai a Manchester, no? Non credo, non ci siamo organizzati. No, poi inizia il campionato, quindi... Vabbè, io so che tu preferisci Amsterdam, altre città, no? Voglio dire, è anche giusto. Mi muovo. Se la ridono, no, perché, giustamente. Stefano, allora, Roma-Napoli...
come la giochiamo? No, ma Roma-Napoli la giochiamo, io credo che la giochiamo. Aspetta, ma, no, però siccome non ti ho visto da quel giorno di Napoli-Benevento, Marco, come sei stato? Voglio dire, no, dillo a parole tue. Io però, l'ho vista, no, l'ho vista da casa. È stato sconcertante. Sì, è stato sconcertante. E diciamo che è stata la prima partita che il Benevento ha assaggiato, diciamo, la Serie A in uno stadio importante, perché prima di quella partita aveva fatto tre partite, ottime partite, probabilmente aveva raccolto, non ha raccolto niente, ma doveva raccogliere almeno 3-4 punti, ma sicuri in queste tre partite. Ma col Torino è da polli perdere col Torino. Quindi con Napoli invece c'è stata, ecco il discorso che diceva pure prima il Presidente, il fatto di non arrendersi e cercarla di giocare è stato quasi un autogol praticamente. E dopo tre giorni poi si affronta la Roma e lì ormai si è bastonato da tutte le parti. Resto fiducioso perché Benevento secondo me resta una squadra che speriamo può giocarsi che, la salvezza tranquillamente. Che rimanga in Serie A noi fa enormemente piacere. Invece noi giochiamo Roma-Napoli. Roma-Napoli, secondo me, è una partita da affrontare come sempre. Le uniche preoccupazioni sono sempre dovute a qualche errore difensivo che si commette. Che Napoli, se gioca come deve giocare, va a Roma e va a prendere i tre punti facilmente. Perché ha quella consapevolezza di stare in campo, di essere... ha raggiunto la maturità di gestire le partite e saper affondare il colpo giusto quando lo devono fare. Quindi me il Napoli quest'anno ha la giusta maturità per poter vincere qualcosa di importante. Laurenza. Sì. No, tu come la giochi Roma-Napoli? Io non la gioco Roma-Napoli, la giocano loro e... sono molto d'accordo con quello che diceva Stefano, perché il Napoli se scende in campo con il piglio giusto, con la giusta mentalità, secondo me le vince tutte. E ci sono sempre questi errori difensivi. Pure io ho questa idea, lo sai, sembra folle, però io dico, siccome niente è scontato nel calcio, perché non è una scienza esatta, cosa mi impedisce di pensare che Napoli possa vincere tutte le partite? L'unico problema è che ci sono alcune cose ancora da registrare bene, alcuni errori difensivi che si continuano a fare. Diciamo, secondo me il Napoli quest'anno può e deve credere in qualcosa di più, che sia il campionato, che sia una coppa, ma deve puntare alla vittoria. La mentalità c'è, il mister c'è, i giocatori pure, forse qualche acquisto non avrebbe fatto male, però diciamo, possiamo puntare a vincere qualcosa. Qualcosa di importante. Sì. Mi dici la formazione, Tommaso, secondo te? Dovrebbe essere confermata la stessa formazione, diciamo la formazione che con il termine che a Sarri non piace, i titolarissimi. Con Yusai, diciamo la formazione tipo. Titolare, sì. Yusai, Reina, Yusai, Gulam, Albiolle, Koulibaly, Jorginho, Allan, Amsic. Ah, un attimo, i tre davanti, i tre quindi al centrocampo Allan, Jorginho, Amsic. Jorginho con Allan e Amsic. Allan e Amsic. Presidente, su questa formazione sei d'accordo? Sì, anche che molti, è vero che Allan è un periodo straordinario, però molti dicono che Allan è più difensivista di Zielinski e quindi Napoli con Zielinski è più offensivo. Ora, non lo so, sei d'accordo su questo oppure... Ma perché in realtà Zielinski è il sostituto naturale secondo me di Amsic, quindi ecco. È proprio un altro ruolo, non può fare il lavoro di Allan, anche perché la struttura fisica non lo permette. E poi perché Allan in questo momento è in una forma incredibile, diciamo che se torniamo indietro con la partita di Donetsk, forse la mancanza di Allan l'abbiamo pagata. Eppure quel centrocampo, guardate, io quello continuo a dire, Zielinski, chi c'era, Jorginho, Diawara e Amsic, hanno giocato contro il Real Madrid e non abbiamo sofferto lì, No, abbiamo preso due gol su calci d'angolo. Abbiamo preso due gol su calci d'angolo. Fisica era diversa. Però se prendo a riferimento quella partita,
Quel centrocampo non mi è dispiaciuto, però giustamente... No, ma infatti non è che, per il, non è che se quella partita si è persa per il centrocampo. Là ci sono stati due errori da parte del portiere, quindi... Però è stata la condizione fisica, non era ancora ottimale, ma quel centrocampo può essere riproposto sicuramente. Assessore, è d'accordo su questa formazione che dicono loro? Penso di sì, va bene, sì. Jorginho titolare con Allan? Sì, tutto a posto. Amsic sempre deve giocare? Io penso che la forza del Napoli sia tra il centrocampo e la difesa. Ne parlavamo prima con Stefano. Io credo che negli sport in generale, io non sono uno che ricorda molto i nomi dei giocatori, però quando vedo una squadra mi impressiona il modo di giocare e come è disposta in campo, perché c'è la difesa e l'attacco, e nel caso del Napoli abbiamo un centrocampo e una difesa secondo me di alto livello, non come quanto pensava l'amico Angelo, che ha qualche errore ci sta, ma c'è anche la bravura degli altri, insomma, voglio dire, quando riescono a spugnare la difesa, quindi vanno a gol. Però voglio dire, io come vedo il Napoli in difesa e a centrocampo, per me è una signora squadra. Insomma. Oggi nel calcio, a parte le grandissime giocate, tanto è vero che quando poi la si vede una bella giocata, la ripropongono continuamente. Sì. Molto spesso si fa gol anche per errore. Della difesa, sì, ma gli errori del Napoli sono dovuti non dalla qualità dei giocatori, ma dal modo di giocare. Quello è il difetto. Sono delle giocate, ecco, forzate, come dice il presidente Gallo, sono delle giocate che ti portano... Cioè, vuoi dire che qualche volta bisogna mettere la palla anche in tribuna? Tante volte bisognerebbe farlo, non è bello, ma... Se pensiamo al gol del Real Madrid dell'anno scorso, è una giocata forzata di Amsic, calcio d'angolo, 1-1. Secondo gol, stessa cosa. Sì, è vero. Sono giocate forzate, che voglio dire fanno anche della qualità del Napoli. Come si fa ad allenare ragazzini? Oggi abbiamo Tommaso Cutillo, abbiamo Stefano, e a insegnare a mettere la palla in tribuna. Questo è buono, no, ma il centravanti sì. Questo è un problema. Tanto è vero che poi il rovescio della medaglia. Quando si è parlato di Sarri che poteva andare ad allenare un grosso club, buttiamoci dei nomi, no? Real Madrid, Barcellona, City, Bayern Monaco, Chelsea, insomma. Qualcuno diceva avrebbe poi delle preoccupazioni, avrebbe dei problemi a parlare con i grandi calciatori e a dire tu mettiti qua un'ora di tecnica individuale e funziona così, caro Tommaso, no? Per un allenatore come fai a parlare, che dico, un Messi a dire fa tecnica individuale, fa il passaggio, non lo so, io non credo lo possa fare con questi tipo di giocatori. Il gioco del Napoli dipende, è un gioco che a mio avviso dipende sempre dal carisma dell'allenatore, poi non lo so, nel calcio in particolare, però penso che Del Bosque che dica ai suoi giocatori fa questo, fa quell'altro, io penso che lo si fa. La nazionale è diversa. La nazionale non insegna niente, no? Tu selezioni e li porti. Questo è un po' in tutte le discipline, questo è vero. Ha fatto con Albiol questo tipo di lavoro, facendolo. Albiol veniva da Real Madrid, non è che... Correggendolo per la fase difensiva. Esatto. O cambiando qualche volta ruolo pure. Anche se poi... Mi diceva che aveva una postura sbagliata, diciamo, quando difendeva. Diciamo che ormai c'è il suo discorso del sarrismo. Il suo sarrismo si sta portando... sta portando il suo effetto anche nei settori giovanili, sia scuole calcio che anche settori giovanili professionistici, perché si tende a giocare sempre di più la palla, anche con i difensori. Tant'è vero, anch'io che vado, faccio scouting per Benevento, oggi si vede spesso il difensore che sa giocare bene la palla, si va a vedere un po' meno se sa difendere. Dal mio punto di vista, secondo me è errato, perché il difensore nasce per difendere, poi che sa giocare a calcio. Ma secondo voi questo sarrismo che arriva, io in un... Scusami, Sacchi, c'è stata l'epoca di Sacchi come c'è adesso l'epoca di Sarri, è lo stesso paragone si può fare,
e Sacchi ha tenuto giocatori importanti come Van Basten, Gullit, Rijkaard, dove lui non è che ha insegnato, come dicevi tu, il discorso tecnico di dire fai tecnico individuale, perché oggi il calcio è solo tecnica, non c'è più quella situazione di prima, tranne tranne il maestro Zeman che fa fare ancora le gradinate ai giocatori, però non c'è più, adesso il calcio è sempre abbinato alla parte anche fisica, quindi oggi i calciatori si allenano in una maniera più mirata. Come fa? Ma siamo poco attenti noi osservatori, sono poco attenti i dirigenti. Come si fa a osannare un allenatore che ha passato i 55 anni, vola verso la sessantina, e a eggerlo come il messia del calcio moderno? Ma come funziona il calcio? Se lui allena in Napoli come allenava il Lempoli, come allenava il Sorrento, come allenava altre squadre toscane, insomma, come è possibile che poi si arriva a questa età nel grande palcoscenico e poi vediamo Montella, poi vediamo magari che ne so, allenatori che diventano protagonisti nel nulla. Molti sono fortunati, essendo ex giocatori, sono già lanciati nel... Sì, con discorso Mancini si è aperta una frontiera, sì. Tutto per gli allenatori che appendevano degli scarpini a chiodo e poi già stavano... Mettevano la giacca, insomma, senza patentini. Però Montella, nel settore giovanile della Roma, ha dimostrato di essere bravo. Quindi Montella, non so se ha tutte le colpe lui a Milano in questo momento, però Montella come tecnico l'ha dimostrato nel settore giovanile, ha dimostrato quella parentesi a Roma e anche a Catania. Scusa Stefano, allora, un allenatore... Il problema è che a Milano si il Milan si fa comprare 11 giocatori, fa spendere 200 milioni, allena il Milan, non allena l'Intercannola, no? Non allena i Grodia Sottomarina, allena il Milan, è la squadra più titolata d'Europa... Gli arriva tale Bonucci dalla Juve, gli danno la fascia di capitano, tappeti rossi e tu da allenatore non conti, voglio dire. Io mi ricordo l'anno scorso quando hanno preso Suso, lui obiettava verso la società dicendo io ho chiesto altri giocatori, che ne faccio Suso? Che poi si è rivelato uno dei migliori del Milan. Allora, ti parlo di questo, poi ho visto anche la Fiorentina di Montella, non mi è mai entusiasmato. È un gioco a perdere. Un gioco a perdere perché è un gioco che sembra offensivo, ma guardate, il Milan, oltre all'inerzia di alcuni giocatori, no? Quando vanno verso la porta, ma non arriva mai in porta con degli schemi ideati e studiati. Arriva solo per forza. Però considera che su 11 giocatori, io avrò una versione verso Montella. 7-8 sono nuovi in campo. Io quindi mi sarei suicidato se fossi andato a Napoli. Io su questo palco l'ho detto un sacco di volte, mai Montella, per carità, Dio ce ne guardi. Per la verità è andata bene così. Ma pare che ci fanno cenno che siamo in conclusione, se non erro, quindi dobbiamo chiudere. Allora, un'ultima domanda. Parto da Tommaso Cutillo. Allora, Roma, Napoli. City, Napoli, Napoli, Inter, mi dici quanti punti il Napoli in 10 giorni può portare a casa? 9. Presidente Gallo. Spero almeno 5. 5. Spero almeno 5. 5 su 9. 5 su 9. Laurenza? 7. 7 su 9. Stefano? A me bastano 6 in campionato. City, quindi... Peccato che è terminata la trasmissione perché c'è tutta una discussione sulla Coppa o il campionato. Allora, la faremo la lunedì prossimo. Assessore. Ottimista, 9. 9 punti. Assessore, io la ringrazio di essere stato qui con noi. Ci saluti il sindaco, l'amministrazione e ci fa piacere che lei faccia tutto quanto necessario per lo sport a Marcianise. Ci provo. In bocca al lupo Stefano per la tua carriera di scouting. In bocca al lupo Angelo Laurenza per l'inizio del tuo torneo, in bocca al lupo Presidente Gallo per il Marcianise e in bocca al lupo al mio amico e collega Tommaso Cutillo per la nuova avventura di allenatore del calcio a 5. A voi amici sportivi, appuntamento a lunedì prossimo, buon calcio a tutti.
Centro Studi CTP. Dopo scuola, esami universitari, corsi di formazione e corsi di lingue. Scopri le promo del mese. Dopo scuola, elementari, medie e superiori, tutte le materie. Provaci gratis per un mese. Preparazione esami universitari per tutte le facoltà. Promosso o rimborsato. Centro Studi CTP. È già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se una ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto. Questo canto e canto te.
da dove sei venuta io non so. La voce del tuo cuore sarà magicamente discesa da lassù, dal mondo dell'amore. Ricordami una notte che non finiva mai, con certo di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Giorni sul lungomare insieme a te, bruciavi più del sole, e gli occhi tuoi nel vento con i miei, in cerca dell'amore, ombra di una pineta. È un prato per sognare, concetto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Quest'estate senza fine poi finì, e si gelò il mio cuore, la terra che girava intorno a noi, si allontanò dal sole. Ricordami una notte che non finiva mai, concetto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Concetto di un mare senza te che suona e ti riporta a me.
trofe. Che si chiede? Un maglione. Quanto fa schifo. Quanto fa spesa e poi non l'hanno visto giù. Nemmeno chi l'ha visto non riesce a lo trovare. Ci ramma pure una volta e te posso povere. Però non manchi tracce, non si trovano perché. Non sa c'è che già fa o non ha già trovata. Pronto, casa Mosella. Si decida. Se volete un nonno portate 10.000 euro domani alle 5. E non fate brutti scherzi, se no io nonna vuol fallamma a piezza. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno. Andare con la panca, picchi i soldi e cioranno. Andare senza nonno, prima come facile. E vacanze che stanno, scordate con l'andare. O cavalleri torna, mannarello un mondo. 18 sta gente, da non credere ne santo. Brutti scherzi, se no io nonna vuol fallamma a pezzi. Facite un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Facitecela pure ogni tre giorni, troppo sentita a me tanita venire. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho. Se stavo pronto a voi aspettare, con mia braccetta per la vostra vera compagna, io passo di vecchio e buon vento si accavavano, passo da casa e luce, dimmi chi la dava, non sa c'è da già fa, o non ha mai aspettato. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare con la panca, picchi i soldi e cioranno, andare senza nonno, prima come facile. Scherzi, se no io nonna vuol fallamma a piezza. Facite un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Facitecela pure ogni tre giorni, troppo sentita a me tanita venire. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho. Scherzi, se no io nonna vuol fallamma a piezza. Facite un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Facitecela pure ogni tre giorni, troppo sentita a me tanita venire. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho. Hey.
Stai fatta, stai tutto fulminato, o fughi sta morendo, ora da bignato, stai fatta, stai fatta, si smaglia di zar, e vive sta memoria in davanti.
sai chi sarà, è arrivato George Clooney o D'Alessio sarà, o sarà perché la porta mai capito chi è, mio compagno mi ciccina che è cresciuto con me, sta 3 anni a fissa che la non ne può sapere, spendono banche denaro solo per se famere. Sono soggetti storiosi, Maccarò, Maccarò, brava da te, da te, da te, da te, dopo il l'ammazzare di un dolce po', sa chiavo, che la rossa da papissa, quando massa da perussa, stira la ragazza fun, spierna nello insieme a me. Ciacca stretta, cravatta papà, l'orecchino con ogni ricchio caro frate roga, questo quarto appuntamento che non si fa vedere, ti porti a nubrire, papà tu pure per me. Fa da te, fa da te, fa da chi, fa da io, tu sei spasso, sono successo e storio, ma caro. Quando passa da Perusso, stira la ragazza fun, spiega nello insieme a me. Va da te, va da te, va da chi, va da io. Po 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 po. Pronto, Casa Mozilla. Si decida.
se volete un nonno portate 10.000 euro domani alle 5 e non fate brutti scherzi, se no io nonna vuol fallamma a piezza. Scherzi, se non io nonna, vuoi fallamma a pizza. Facite un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Faciteci una pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, prima i soldi tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho. Se stavo pronto a voi aspettare, con mia braccetta per la vostra vera compagna, io passo di impegno e poi metto a cavallare, ma sono da sé a voce, dimmi chi la dava, non sa che già va, o non ha mai aspettato. Se non io nonna, vuol fallamma a piezza. Facitemi un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Faciteci una pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho. Se non io nonna, vuol fallamma a piezza. Facitemi un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna. Faciteci una pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare forse è meglio. Si sotene non ho.
George Clooney o d'Alessio Sarra, o sarà perché la porta mai capito chi è, mio compagno mi ciccina che è cresciuto con me, sta tre
chissà che la non ne può sapere, spendono banche di denaro solo per se famere. Quando massa da peruscio, stirnare da fum, spiernanendo insieme a me. Vada a te, vada a te, vada a chi, vada a io. Po 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 po. Provalo, provalo. C'ha castretti a cravatti papà, l'orecchino con il ricchio caro fate roga, questo quarto appuntamento che non si fa vedere, ti porti a nubrire, papà tu pure per me. Vada a me, vada a te, vada a chi, vada a io, tu sei spasso, sei soggetto e storio, ma caro. Quando passa da Perusso, stirnare da fun, spienna nello insieme a me. Vada a me, vada a te, vada a chi, vada a io. Po 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 po. Provalo, provalo. Se poi non l'hanno visto giù, nemmeno chi l'ha visto non riesce a lo trovare. C'eramma pure no, e te posso vorre, però nonna manchi traccia, non si trovano perché non sa che già fa, o nonna già trovata. Pronto, casa Mosella. Se volete un nonno portate 10.000 euro domani alle 5 e non fate brutti scherzi, se no io nonna vuol fallamma a piezza. Cavalleri torna, prima i soldi e tuo nonno, andare con rappanga, vitti i soldi e c'è.
scherzi, se no io nonna vuoi fallarmi a pizzi. Facite un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna, faciticela pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, dimmi soldi e tuo nonno, andare forse è meglio, si so tenere una nonna. Io come a tutti mi stavo pronto a voi aspettare, con mia braccetta per la vostra vera compagna, io passo di vecchio e con vette sacca mamma, passo da casa e luce, dimmi chi la da mamma, non sa ce la già fa. O nonna mi aspetta, o cavalleri torna, prendi soldi e tuo nonno, andare con la panca, picchi soldi e c'ho l'anno, andare senza nonno, prima mamma facile, e paranzo chi stanno, scorda per l'annare. O cavalleri torna, andare con un mondo, chi c'ho di già sta gente, da non credere santo, brutti scherzi, se no io nonna vuoi fallarmi a pezzi. Facitemi un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna, facitecela pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, dimmi soldi e tuo nonno, andare forse è meglio, si so tenere una nonna. Se no io nonna vuoi fallarmi a pezzi. Facitemi un favore solamente, trattatemelo sempre buona nonna, facitecela pure ogni tre giorni, troppo sentita a metà di tavere. O cavalleri torna, dimmi soldi e tuo nonno, andare forse è meglio, si so tenere una nonna. Grazie chi se lo vuole.
Chusa,
Dal ristorante Villa Gran Bruno, Alfonso Crispuolo presenta Cantiamo Napoli, un programma di promozione musicale a cura dell'associazione Cantiamo Napoli. Cantiamo Napoli. Che dire, come sempre, come io voglio bene a questa grande, grande, grande famiglia. Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli. 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 Sono più strano così da lontano. Ascolto il giorno con solo ma sento insieme cantiamo sti noti. E ringrazio la passione che ha girato ogni giorno. Una volta emozione. Cantiamo Napoli. Cantiamo Napoli. E benvenuti qui per una nuova puntata del nostro Cantiamo Napoli. Allora Alfonso, questo è un nuovo anno. Sì, sì, si riparte alla grande dopo l'estate e siamo ancora qui per portarvi tanti tanti artisti nelle vostre case con il nostro programma Cantiamo Napoli. E qui a Cantiamo Napoli in queste nuove puntate non puoi mancare tu, Tony Marciano. Ciao, ciao. Vanessa, ma è bello questo nome, cioè, perché voi è diventato popolare. E poi ogni tanto vado a guardare le puntate di Bravo, perché c'è la bambina, c'è una bambina che si chiama Teresa, che è la figlia della mia, cioè la mia fidanzata, sì. Che lei è malata per le mie canzoni e va sempre, cioè tu esci e là e guarda Cantiamo Napoli e guarda Cantiamo Napoli, le tue interviste, sì, sì, le tue canzoni. Esci tu, cioè, con questo nome. Vanessa, comunque buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Sono contento di stare per l'ennesima volta a questo programma. Cantiamo Napoli, è iniziata una nuova stagione qui a Cantiamo questo Napoli. Programma, sì, per questo programma che è seguitissimo. Ne approfitto per salutare Alfonso Criscuro e suo figlio Enzo. Mandiamo un bacione forte. E a tutta l'equipe di Cantiamo Napoli, che è un programma, te l'ho detto, un programma stupendo. Allora, che cosa ci fai ascoltare? Presento due canzoni, sì, che fanno parte di questo mio nuovo CD che si intitola Ragazzo del Sud, che vorrei dire a tutti loro, compratelo perché ci sono 11 poesie. È vero, stupendo questo CD. Ho già sentito una canzone, una bellissima melodia. Forse hai sentito Formassum un che mano, spaccassa a piezzo sto cielo, e sono sicuro che non c'è sta una persona più bella e importante per me. Formassum un che mano. Adesso canto sempre da questo CD, canto una canzone che è molto bella, che è stata scritta da Gianni Luna e si chiama Dina a me. È proprio una melodia proprio bellissima proprio. E poi canto ancora un'altra canzone che è di Tony Colombo, Renna di Era, cioè non riesco mai a dire, Era e
è turco e si chiama Sior Mai Fornut. Sior Mai Fornut. Mette dell'animo in bacio. Sì, Sior Mai Fornut, dimmi che restiamo a fa. Non ci sta niente capo, dimmi ci va a concia. E si parla a me sulla voce a piccica. Una volta ancora. Sei uno spettacolo. Poi se l'ascoltano. Sei uno spettacolo. Grazie. Sei uno spettacolo, grazie. Veramente. Grazie. Niente, mandiamo un bacio a tutte le persone che ci stanno seguendo. In questo perché momento. Noi siamo quelli di. Cantiamo Napoli. Cantiamo Napoli. Sì. Ciao Vanessa. Forse non è più tanto normale stare insieme e farci solo male. Siamo diventati quasi niente. È una guerra chi è più indifferente. Sarà che non mi sai più a carezza. Sarà che non riesco più a t'amare. Sente fritto in dolietto, muore meno una coperta, che sto cuore vuoi scarpare. Se ormai è fornuto, dimmi che resta a fare. Non c'è sta niente, capo, dimmi che qua concia. E si parla a me solo per già appiccicare, una volta ancora. Cancillo tutte le scorto tuo nome e non ti faccio fare. E se succede una domanda e puoi chiamare, ti prego non lo fa. Oramai si è persa la ragione, non ha senso che restiamo insieme. Ricomincio tutta un'altra vita, ma stavolta non sarà in salita. Ti guarderò dai vetri di un attimo, regala qualcun altro il posto mio. Non mi sento più da solo, oramai ho colmato il vuoto, sono tornato a respirare. Ormai è fornuto, dimmi che resta mappa. Non c'è sta niente, dopo dimmi più accuncia. E si parla a me sulla voce a piccica. Una volta ancora. Se ormai è fornuto, tu cancello tutte me. Scuorto tuo nome, non ti faccio fare. E se succede che ti manca e puoi chiamare, ti prego non lo fa. È iniziata una nuova stagione qui a Cantiamo Napoli, non può mancare lui, Angelo Angelino, ciao! Salve a tutti! Lui è di poche parole, salve a tutti, no, come va? Tutto bene? Salve a te, salve a tutti e salve a tutto lo staff Cantiamo Napoli. Tutto bene, come va? Tutto come è passata l'estate? Abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. C'è qualche novità? Tante belle novità, un nuovo lavoro discografico in cantiere che stiamo preparando, è già un bel po' di tempo che lo stiamo preparando, quindi siamo quasi agli sgoccioli e prossimamente... uscirà sotto all'albero? Non lo so ancora la data di uscita, però... diciamo che nelle prossimità dell'albero di Natale, dai, esatto. Diciamo così. Spero che nelle prossime puntate potrò presentare ancora qualche altro singolo al di fuori di questi qua che già presentiamo in questa puntata.
E quindi Angelo Angelino, per sapere tutte le sue novità, dove lo possiamo trovare? Angelo Angelino è un po' dappertutto, su Facebook, Instagram e poi ovviamente c'è, ho anche un sito mio personale www.angeloangelino.it e ci sono tutte... Per potete visitarlo. Esatto. Allora, che cosa ci fai ascoltare? Come sempre i due singoli che faranno parte di questo album che porterà per titolo Non mi può far ma, e canterò una canzone che porta lo stesso titolo, quindi Non mi può far ma, e poi c'è un altro singolo che è Solo con te, che accompagna questo singolo proprio per la, diciamo, li possiamo l'annuncio. Chiamare i tuoi cavalli di battaglia questi due? Diciamo di sì, vai. Sì, diciamo, diciamo i cavalli di battaglia di quest'estate, vai. Ok, levamoli così. Eh sì. Allora, quindi non ci resta altro che salutare tutto il nostro pubblico, perché noi siamo quelli di Cantiamo Napoli. Napoli. L'indifferenza vince intorno a noi. Negare inutile, siamo nei guai. Mettiamo a parte tutte le bugie, diciamo la verità. Troviamo forza, almeno ci parla. Senza parole, senza più aspetta. Lasciare che le tutte sere non si può cagnare. No, nemmeno rindoli e ti si manuia. Mille coperte e non scarfe mai. Abitudine si dà carezze e tu che vas ma contenta a me. Non mi può fermare, non resto insieme a chi non mi fa esistere. Non può capitare che ad andare così ti metta a chiagnere. È tutto che non torneranno mai. L'amore, amore, solo quando non un peso dentro noi. Pure se la gente parla, ma che fa? Che ce ne importa, ormai è fornuto già. Paghiamo il conto di tutto l'amaro che in questa storia abbiamo già bevuto. Come può formare un resto insieme a chi non mi fa esistere. Fammi camminare, sa me ne canugare,
quindicesima festa dell'amicizia di Radio Orion. Le stelle di Poggio Marino, San Pietro di Scafati e San Marzano sul Sarno. Gusto Caffè, un caffè da intenditori. Incialde e capsule compatibili. Scafati, urni, service, luci e audio, Yoxa Sound. Viviamo poi... Bravo, quindi praticamente non possiamo mai dire una scelta di brani per il nuovo disco. La canto spesso nelle cerimonie, nei concerti, quindi praticamente è un bel pezzo. Lo canto molto disponibile, qua autografo, fotografia. Tutto quello che volete, noi siamo qua quando registriamo.